Summit 2009 con il dottor Corti, responsabile della comunicazione della Federazione Italiana Medicina Generale. Si è molto parlato della medicina generale, spesso prima interlocutrice, il medico generale, il primo interlocutore della popolazione. Qual è il riscontro e la comunicazione diretta con l'utente? Beh, viviamo un momento molto importante di transizione nell'attività del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare della medicina generale. Noi come medici di famiglia riceviamo tutti i giorni ai nostri studi circa 2 milioni di persone ed è molto importante sottolineare come le persone che vengono ai nostri studi affluiscono per bisogni che sono molto, molto diversi. Ci sono persone che vengono perché hanno una patologia acuta, altri perché vengono dimessi da un ospedale e hanno bisogno di continuare una serie di percorsi di diagnosi e cura, altri per un certificato, altri per una prescrizione di farmaco o di una lastra o comunque di un'indagine diagnostica. Questo comporta un ridisegno di quelle che sono le nostre attività nei confronti delle persone che sono seguite dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi un ridisegno vuol dire una struttura che veda la collaborazione fra i diversi medici di quella realtà e l'impiego di due figure importanti che io direi rappresentano ormai un elemento indispensabile se si vuole fare una buona medicina generale. Uno è il collaboratore di studio, l'altro è l'infermiere. È necessario, infatti, per gestire quelle che sono le patologie croniche, quindi vengo al succo, all'argomento che stiamo affrontando in questo momento. Si sta parlando nel nostro convegno di gestione della prevenzione terziaria delle patologie croniche, la necessità di ridisegnare un percorso per cui il paziente, certo, può accedere ai nostri studi perché ha un bisogno di salute, ma nello stesso tempo il paziente cronico deve essere sollecitato dai nostri studi a farsi vivo, a farsi vedere per seguire alcune attività che sono diagnosi, che sono momenti di educazione sanitaria, che sono momenti di terapia che servono a razionalizzare il percorso di cura. Faccio un esempio molto semplice: ci si trova di fronte a un paziente che è diabetico, ok? Noi dobbiamo assolutamente essere in grado di verificare nella nostra scheda sanitaria qual è la prevalenza, quindi il numero di pazienti diabetici nel nostro elenco di pazienti. È importante confrontare se la percentuale di pazienti diabetici sia molto simile a quella che è la popolazione generale della zona in cui noi lavoriamo, e nel momento in cui c'è una sovrapposizione o c'è una vicinanza dal punto di vista percentuale, vuol dire che bene o male io i miei pazienti li ho riconosciuti, li ho identificati. Però c'è un altro aspetto: il paziente diabetico cosa faccio per gestirlo? Devo aspettare che venga nel mio studio quando è un problema? A quel punto faccio un'attività meritoria di cura, manca però l'aspetto di tipo preventivo. E quindi c'è la necessità di identificare questi pazienti, ma nello stesso tempo chiamarli per eseguire una serie di accertamenti, naturalmente che non devo decidere io, ma devo condividere, e questo è il ruolo, diciamo, importante di questo convegno: mettere intorno a un tavolo una serie di diversi operatori, perché non esiste la figura centrale di, non so, il medico di famiglia, l'infermiere o specialista. Noi siamo una rete e noi siamo uno dei tanti nodi. Tutti i nodi sono importanti, e l'importante è assolutamente che ci sia dialogo fra questi soggetti, perché al centro di questa attività fondamentalmente poi c'è la persona che c'ha bisogno di essere curata. Infatti si parlava all'interno dell'incontro anche di concertazione e di azione fra le diverse specializzazioni e i diversi esperti. Questo è un processo che si sta attivando, è già attivo, si spera che si attivi. Qual è la situazione in questo momento? C'è una situazione legata oggettivamente poi alla realtà nazionale nostra. Ci sono realtà molto importanti che sono punte di diamante, altre realtà più arretrate, cioè c'è una dinamica oggettivamente che è regionale, perché i servizi sanitari hanno un taglio regionale molto importante. Se c'è volontà, se c'è necessità, se c'è entusiasmo anche, perché c'è un problema anche molto importante, a mio parere, che la gente deve conoscere, ed è quello dell'età anagrafica. Parlo per la mia categoria. Dal 2012 al 2017 il 50% dei medici di medicina generale andranno in pensione.
Questa può essere una criticità da un certo punto di vista, perché viene a mancare l'esperienza di questi anni, ma diventa anche una grande opportunità, perché l'inserimento di forze giovani, di nuova linfa, può permettere anche di trasferire a questi soggetti l'innovazione, le novità che sono tipiche delle scommesse degli ultimi anni. Qua al Summit 2009 avete avuto la possibilità di confronto, incontro, occasionalmente anche scontro di opinioni e aspettative su quello che è il servizio e su quello che è il piano. Un momento di comunicazione importante. Lei è responsabile della comunicazione della Fondazione Italiana Medicina Generale. Quali altri possono essere i momenti di comunicazione verso l'esterno del lavoro svolto e delle ricerche portate avanti? Ma guardi, intanto occasioni come queste sono importantissime. Io direi scontro no, perché io penso, mi ricordo 20 anni fa quando si diceva che ne so, è più importante il medico di famiglia rispetto al cardiologo, rispetto all'infermiere, che ormai tutti abbiamo capito che siamo sulla stessa barca e quindi l'importante è vedere di trovare dei momenti comuni. Poi ci possono essere delle diversità di opinione, ma vedo anche nella relazione, nell'evento che abbiamo organizzato questa mattina, assolutamente c'è la volontà di mettersi insieme per portare a casa dei risultati. Occasioni come queste sono fondamentali, altre occasioni sono la carta stampata, soprattutto i siti web e la possibilità di collegarsi e di relazionarsi con la nostra rete dei nostri iscritti. C'è sempre maggiore attenzione, tenete conto che per adesso solo in alcune regioni, ma anche per quanto riguarda la gestione del servizio sanitario, i medici famiglia sono connessi con la rete del servizio sanitario regionale e quindi c'è la possibilità anche durante le attività cliniche di fare un'apertura, di agganciarsi alla rete per utilizzarla, per dare maggiori informazioni ai cittadini, ma anche per dialogare con gli altri operatori del servizio sanitario.